ancora negli occhi lo splendido a 3 giorni dedicato ai campionati italiani in pista che si sono svolti al Velodromo Francone di San Francisco del Campo, e subito siamo proiettati a un nuovo evento dedicato sempre al mondo del ciclismo. In questo caso a un mondo un po' particolare, perché siamo abituati al ciclismo su strada, al ciclismo su pista. In questo caso andiamo in un mondo nuovo, ma che sta prendendo piede, che è quello del gravel. In questo caso il primo e l'1 e il 2 di ottobre, San Francisco sarà punto di riferimento per un evento denominato Erratico Gravel Banca Reale. Siamo qua con Igor Tempo, che è responsabile della World on Bike Free Time e co-organizzatore di questo importante momento di sport, e non solo, perché in questo caso si parla di sport, ma anche di territorio e di natura. E con te vorremmo sapere un attimino come si svilupperà questi 2 giorni, che prevede appunto l'arrivo di tanti appassionati in canavese che si metteranno così in gioco per questo evento, e soprattutto avranno la possibilità anche di conoscere una splendida parte del Piemonte, a volte forse meno conosciuta rispetto ad altre. Certo, ti ringrazio Davide per darmi l'opportunità di parlare, come dire, intanto di esprimere la mia passione. Io sono un vero appassionato di ciclismo e potervi raccontare di questo evento e del gravel in particolare, come dire, mi fa particolarmente piacere. E siamo abituati ad un ciclismo prestazionale, no? Il velodromo è la casa del ciclismo Certo. prestazionale, la pista in particolare La lotta contro il tempo o è contro il proprio assolutamente avversario. questo. È l'esempio, come dire, anche più facilmente raccontabile del ciclismo prestazionale. Il cronometro, come dire, in qualche modo è selettivo, perché il ciclismo agonistico, il ciclismo di altissimo livello presuppone, come dire, una selezione. Il gravel è esattamente l'opposto, è l'essenza del ciclismo, è l'essenza della passione del ciclismo. Ed è totalmente inclusivo. Il gravel ha avvicinato al ciclismo chi ciclista non era. È un modo nuovo ma forse antico, non nuovo, è un modo nuovo di riscoprire un ciclismo antico, perché si è a contatto con le strade impolverate, con le strade Le strade sterrate. bianche che adesso stanno Assolutamente, diventando di nuovo famose con assolutamente. alcune delle gare nazionali Grazie. e internazionali. Sì, noi dobbiamo ringraziare due eventi in particolare. La Parigi-Roubaix, che ci ha, come dire, in qualche modo omologato il fatto che una gara su strada possa terminare in un velodromo. E le strade bianche, che sono diventate forse una delle corse più affascinanti in assoluto nel panorama internazionale World Tour. E quindi questi due eventi in qualche modo legittimano la scelta di far diventare il velodromo anche la casa del gravel, non solo della pista, del ciclocross, perché lo sappiamo, a fine Certo. anno ci sarà un importante evento internazionale, il ciclocross, ma è anche la casa del gravel, quindi è la casa del ciclismo in senso più assoluto. E guarda caso la sede della scuola di ciclismo per ragazzi, per giovani, per bambini, di cui io ho la fortuna di essere direttore sportivo, che è la World on Bike Free Time. Quindi il velodromo, il canavese, lo possiamo dire, è la vera casa del ciclismo, di qualunque forma di ciclismo. Tornando al gravel, beh, il gravel è quanto più di vicino c'è a tutte le discipline del ciclismo. È un po' ciclocross, è un po' mountain bike, è un po' strada. La forma della bicicletta ricorda la bici da strada, ma è anche una bici da ciclocross, se vogliamo. I percorsi non sono così diversi da quelli che si potrebbero affrontare con una mountain bike. Noi abbiamo pensato di organizzare il primo evento che avrà ovviamente come sede principale San Francisco del Campo, ma che in realtà sarà un modo per esplorare il canavese. Il gravel è proprio questo, è un modo per andare in bici con una gioia intima, di essere accarezzati dall'aria, di provare, come dire, il piacere dello stare in equilibrio su una bicicletta. E lo si fa percorrendo dei territori che si ha la possibilità di scoprire grazie al fatto che la prestazione non è il vero obiettivo. Quindi ci può anche permettere di andare un po' più piano, di guardarsi intorno e sicuramente di fermarsi e approfittare dei ristori che ci saranno lungo il percorso. Il ciclista che ama il gravel è un ciclista che si ferma volentieri a mangiare anche un panino col salame e non solo la barretta Cosa non da poco. e qualche bevanda isotonica. Quindi è un utente del territorio che è anche disposto a fermarsi e a beneficiare dei prodotti e dei Della servizi territorialità. che il territorio offre, assolutamente. Noi quei giorni faremo
una cosa che si fa normalmente, non so, immaginiamo nello sci, mettiamo a disposizione 400 km di piste battute, perché di questo si tratta. 400 km. Chi ama fare escursione in camici gravel, chiaramente ha bisogno di avere dei territori, dei percorsi, soprattutto in qualche modo definiti, segnalati. Ecco, noi in quei due giorni saremo quelli che hanno battuto le piste, ok? Noi abbiamo, ci siamo preoccupati in questi mesi di lavoro di individuare dei percorsi che in sicurezza potessero permettere di esplorare il territorio canavesano. E li metteremo a disposizione di tutti quelli che avranno piacere di venirci a trovare. E sarà effettivamente un'opportunità unica per esplorare, ripeto, su percorsi già individuati, con il solo pensiero di potersi gustare il territorio. Il territorio con quello che offre, perché noi avremo una rappresentanza delle eccellenze locali, produttori locali di vino, piuttosto che di formaggi, di salumi, di dolciumi, di biscotti. Quindi avremo l'opportunità di far conoscere a chi arriverà da fuori, e non solo dall'Italia, perché avremo anche partecipanti che arrivano da tutto il mondo, direi. E quindi sarà un'occasione unica per far gustare anche il territorio, oltre che scoprire ed esplorare. E l'auspicio di una manifestazione come questa è che ci sia non solo tanta gente sulle strade a percorrerle con le proprie biciclette, ma che ci sia tanta gente ad accogliere i partecipanti. Noi immaginiamo in un futuro una partecipazione, come dire, attiva, calorosa, che faccia sentire a proprio agio e a casa e ospiti desiderati i ciclisti e i partecipanti ad Erratico Gravel, a partire da quest'anno. Abbiamo la fortuna di attraversare i paesi in cui si svolge la festa patronale. San Francesco, guarda caso, è uno di questi. Quindi noi approfitteremo di questa concomitanza per rendere ancora più colorosa l'accoglienza degli ospiti che potranno venire da noi già il sabato. Tra l'altro è possibile affrontare il percorso lungo di oltre 200 km anche in due giorni, in modalità cosiddetta bikepacking, quindi con il proprio bagaglio e il necessario, certo, per poter dormire anche fuori e percorrere l'intero percorso in due giorni. C'è la possibilità per chi lo desidera di venire il sabato, partecipare alla festa che ci sarà nell'ambito della festa patronale a San Francesco al Campo, ci sarà la notte gravel in paese, e poi sarà possibile fermarsi a dormire all'interno del velodromo, quindi all'interno della struttura, quindi in totale sicurezza c'è la possibilità di dormire con la propria tenda oppure all'interno della struttura che esiste. E quindi, come dire, una vera festa, un modo diverso di vivere il ciclismo, di vivere anche la comunità del ciclismo. Ripeto, non solo prestazione, ma un evento totalmente inclusivo e bello da vivere, ecco, da assaporare. Io sono un ex ciclista agonista, ma, come dire, ho apprezzato facilmente e velocemente questo modo di andare in bici. È un lungo cammino, insomma, attraverso il quale ci si può anche... Tanto dicevi, si parlava prima, cioè il percorso lungo da 200 km. Però non solo, per fortuna. Però in realtà c'è la possibilità di chi parteciperà di scegliere tre percorsi. Assolutamente. Tre percorsi. Cioè, che differenza hanno questi tre percorsi? Il cosiddetto lungo di oltre 200 km, ce n'è uno medio di 132 km e un altro cosiddetto corto di circa 82. Tutti in qualche modo toccheranno vari territori del canavese. È chiaro che il lungo ci permette di snodare, no? In un territorio più ampio il percorso e toccare idealmente, no, questi puntini che sono i paesi del canavese fino al Treviverone. Dicevamo, è puro divertimento. Un po' di agonismo l'abbiamo inserito, nel senso che ci sarà una formula particolare che è quella delle prove speciali. Quindi per chi avrà piacere di cimentarsi con il cronometro, ci saranno dei tratti cronometrati, delle vere e proprie prove speciali in cui i cronometristi, quindi registreranno il tempo e di conseguenza ci sarà una classifica finale. Ci sarà una classifica, perché in realtà questo evento è aperto anche ai professionisti, agli agonisti, quindi c'è una nutrita partecipazione anche di ciclisti professionisti che chiaramente parteciperanno al percorso lungo, ma al pari di tutti gli altri avranno modo di misurarsi sulle stesse prove speciali. Il nostro testimonial è forse, come dire, la causa di questo evento, quello grazie al quale poi abbiamo deciso di imbastire questa due giorni, è Mattia Viel, che è un ciclista professionista in attività, è un componente della prima nazionale italiana di ciclismo gravel della storia, per cui ha avuto l'onore e il piacere di partecipare indossando la prestigiosa divisa azzurra a Quattordio alla Monsterrato Gravel di 15 giorni fa,
e quindi è un professionista a tutti gli effetti. Tra l'altro è un atleta che è molto legato a questo territorio per tanti motivi. Sì, il destino vuole che, e qui di nuovo il velodromo è l'anello di congiunzione, esatto, il destino vuole che lui sia l'ultimo vincitore della Sei Giorni Internazionale. Esatto. Quindi lui nel 2018 insieme a Nicky Alduris vinse la Sei Giorni di Torino, quindi nell'albo d'oro lui è l'ultimo vincitore della Sei Giorni ed è anche il primo, come dire, professionista della nazionale italiana a partecipare, insomma, in qualche modo a dare il battesimo a questo evento che guarda caso parte dal velodromo e arriva al velodromo. Una chicca sarà l'ultima prova speciale che partirà chiaramente dalle Vaude, dal territorio che sì, nella zona a due passi che è quello, sì, assolutamente vicino al velodromo. Una prova speciale che si snoderà fra gli sterrati delle Vaude e si concluderà all'interno del velodromo, quindi con il famoso giro di pista del velodromo Parigi-Roubaix. Quindi con la classifica che verrà, insomma, in qualche modo resa visibile in tempo reale al pubblico che avrà piacere di venirci a trovare, ad essere sulle tribune del velodromo. Se mi permetti, sarà appunto l'opportunità per dire alla gente: venite anche al velodromo in tribuna per vedere questo giro finale, sì, per partecipare e vedere direttamente che cosa significa il mondo gravel, ma cosa significa anche il mondo del ciclismo a 360 gradi. Sì, ne approfitto anzi per dirvi: venite a vedere, ci sarà la possibilità. È vero che è una gara itinerante, ma avrà una conclusione all'interno del velodromo, e quindi quale modo migliore per assistere a un evento così particolare con il privilegio di stare in tribuna. Venite assolutamente a conoscere e a vivere l'esperienza gravel, anche perché no, la sera prima, partecipando alla notte gravel, sarà possibile anche iscriversi, perché c'è una sezione, diciamo, dedicata ai cicloturisti, e quindi c'è la possibilità di partecipare all'aeratico gravel, anche se non si è dei ciclisti professionisti o comunque dei ciclisti tesserati. Allora, concludiamo ricordando: 1 e 2 di ottobre, Erratico Gravel Banca Reale, appuntamento per chi ama le due ruote, ma anche il territorio, chi vuole scoprire il canavese, grazie a questo evento. A questo punto non resta che inforcare, vestirsi in maniera adeguata, inforcare la bici e pedalare. Assolutamente, sarete benvenuti, vi aspettiamo, grazie.